Amici di Wild Hunters, salute a voi, sono in compagnia di un grandissimo amico, Luca Stincardini, che mi ha accompagnato già l'anno scorso in un'avventura di caccia, quest'anno di nuovo con il 4-10, l'accoppiata Baschieri e Pellagri e Sabatti. Oggi invece sono con lui perché ha delle cose bellissime da dirvi riguardo alla sua riserva Sì. Modena. Infatti, l'anno scorso avevamo parlato di alcune iniziative che avevi fatto e che hanno avuto un grandissimo successo. Quindi Davvero. quest'anno ti sei potuto permettere il lusso di aggiustare il tiro e andare un po' Sì, oltre. sì. Allora, volevi partire con dei ringraziamenti, Vero. vero? Innanzitutto devo ringraziare te perché grazie ai tuoi servizi che abbiamo fatto entrare in riserva, la gente mi ha chiamato tantissimo per dire che i servizi erano belli, la riserva era bella, quindi quello che hai fatto tu ci ha dato tanta visibilità attraverso Io il ti tuo ringrazio. canale. E poi devo ringraziare veramente tutti gli avventori della riserva perché noi, io ricordo che siamo in tre, Marco e Roberto. Marco poi è proprio la vera forza della Lo riserva, sì, scheletro. che lui è sempre lì, è pronto a organizzare tutte le cacciate, a mettere gli animali. Lui è proprio veramente il deus machina della Deus ex riserva. machina, Io certo. sono, diciamo, più la mente, Roberto è braccio e mente, quindi abbiamo fatto un trittico veramente buono, però ci eravamo dati un target. Questo target a metà stagione l'avevamo già raggiunto, quindi abbiamo avuto un successo veramente Beh, impressionante. devo anche dire una cosa, che innanzitutto il posto si inserisce in una cornice che è Sì. Cortona Arezzo, che è equidistante Le maggiori da città, Lazio, sì. Umbria, Toscana, Emilia Emilia, Romagna, sì, quindi è è facilmente anche. raggiungibile. E poi il posto è bellissimo. Cortona è uno poi dei borghi italiani Uno dei più più apprezzati nel ricercati. mondo. Basta vedere la cornice che abbiamo C'è il lago di qui Trasimeno, dietro. e quindi questo è sicuramente, Sì, però sì. poi l'ambiente è bellissimo, è molto Sì, naturale. il nostro punto di forza è che la gente ci ha sempre detto che trovano un ambiente che è veramente come andare a caccia al di fuori di una riserva. Poi ci hanno ringraziato tantissimo per la qualità Del cibo e del cibo e dei della volatili, certo. perché noi abbiamo fatto anche una scelta, abbiamo preso due allevatori che ci permettono di avere dei capi già preambientati in strutture all'interno di aree boschive, quindi sono già, non diciamo selvatici perché No, sarebbe dire vabbè, troppo, d'accordo, però intanto. sono abituati a vivere, diciamo, in un ambiente il più possibile vicino alla realtà. E l'abbiamo visto che anche in condizioni di meteo un pochino pessime, dove sappiamo non essere facile che il Ovvio. fagiano o la pestana renda bene, noi anche sotto l'acqua battente abbiamo avuto dei risultati straordinari. Quindi starne e fagiani in particolare, poi anche quaglie, volendo. Quaglie, Cioè. pernici, verso metà stagione abbiamo deciso di provare, abbiamo un laghetto, abbiamo fatto un drive, un semplice drive ai germani. Vi siete divertiti, lo so. Io purtroppo non sono potuto venire perché ero all'estero, però comunque mi ha Sì, fatto no, una devo cosa. dire che ecco, è andato oltre ogni Ecco, però aspettativa. quest'anno hai due diverse proposizioni, Sì, cioè il discorso di quota fissa e il discorso invece speciali. perché l'anno scorso, verso la fine della stagione, mi sono inventato delle, diciamo, chiamiamole offerte giornaliere o mini quote, nel senso che per tutti una quota può essere dispendiosa o in termini economici o in termini di tempo, perché sai, ognuno ha le proprie Beh, cacce, certo. magari chi fa la selezione poi a gennaio smette perché fa la selezione. Certo. Quindi oltre alle quote classiche che hanno dei prezzi secondo noi veramente allettanti, perché ad esempio la quota più alta che è 100 capi stiamo a 1700 euro, Quindi 17. 17 euro a capo, non credo che in giro sia molto Poi di comune qualità come i di tuoi. qualità. Andiamo sulle 50 capi o 30 capi, per capi intendo che siano fagiani, starno, pernici. Ok. Anche qui diciamo che non tutti Ecco. fanno fagiani, starno, pernici, in molte riserve ho visto che fanno solo Oh, fagiani e certo. hanno un prezzo, qua le starne hanno un prezzo e le pernici hanno un Definito. prezzo. E noi invece abbiamo le quote per
Quindi 30, 50, 100. E 30 100. Quanto? 30 stanno sulle 570, quindi sono, noi abbiamo fatto 19, 18 e 17 euro a capo. A secondo 30, 50, 100. E 100. Questa è la scaletta. Poi abbiamo fatto altre cose, come ti ripetevo prima. Delle offerte che hanno avuto grandissimo successo, perché ci siamo inventati un'offerta con colazione, 4 capi o 5 capi a testa e il pranzo incluso. 4 capi sono 100 euro, 5 capi 110 euro. E la gente ne è venuta anche più volte perché hanno detto che il posto è bello, si mangia bene, si caccia bene, non ci sono costi, alcun tipo di costo accessorio, perché tipo l'entrata, da noi il biglietto, l'ingresso non si paga, certo. La colazione non si paga. Se uno il pomeriggio vuol tornare, non abbiamo altre cacciate nel proprio settore che aveva la mattina, può tornare e ribattere i fagiani che ritrova senza alcun tipo di prezzo. Perché noi abbiamo improntato questa riserva sul divertimento della gente che viene. La gente si deve divertire, passare un giorno, e infatti quello che mi piace tanto di quella è che tutta la gente che è venuta in riserva non sono più dei clienti. Sono diventati degli amici. Non voglio dire degli amici, va per bene, la pelle, però insomma. Però sono persone con cui hai stretto un rapporto di fiducia e di tranne. Loro vengono, chiamano, siete liberi il giorno. Perfetto, insomma, vengono senza nessun pensiero, senza nessuna preoccupazione. Poi c'è anche da considerare una cosa, che se vengono con la moglie e i figli, qui ci sono delle cose spettacolari. Sì, abbiamo degli amici che hanno anche dei B&B, quindi c'è l'offerta anche per loro. Quindi abbiamo fatto anche un pacchetto weekend, che si parla di 2 giorni di caccia con 5 capi il giorno, sì. Pranzo e cena. E sta intorno ai 350 euro, che credo che... No, su un B&B, adesso vi farò vedere mentre noi parliamo, questo B&B dove siamo adesso, guardate dalla finestra che spettacolo. 100 che avete, metri da Cortona. 100 metri da Cortona, a piedi in 2 minuti siete in centro. 10 minuti dal lago Trasimeno. Avete la possibilità di lasciare la macchina qui, tranquillamente, non dovete qui avere il mal di testa. Del parcheggio, niente. Quindi e poi gente simpaticissima. Sì, poi guarda, ti dico anche una cosa su cui mi fa molto piacere dirlo, perché è uno dei punti, anzi per molte persone è il vero punto di forza, è la nostra cucina, che grazie allo chef Alfiero abbiamo fatto tanti banchetti con cacciatori o anche altri comunioni, crescite, matrimoni, e si mangia veramente bene. Se uno vuol mangiare toscano, nella nostra riserva ha trovato il luogo ideale per mangiare toscano, che poi sai, la tavola e il campo di caccia sono gemelli, sono nati insieme o quasi. No, insieme. E beh, d'altra parte sì, quello che si cacciava in antichità e oggi si porta a tavola, per cui è chiaro. Questo agriturismo bellissimo ha un nome, ovviamente, è un agriturismo che prende nome da adesso vi mando infatti in sovraimpressione anche i dati di questo agriturismo e soprattutto i dati della riserva Modena di Cortona di Luca Sincardini, in modo che lo potete contattare. Poi tu hai una pagina Facebook. Noi abbiamo la pagina Facebook, che è Riserva di Caccia Modena, abbiamo un sito internet che è www.riservadicacciamodena.it. Per chi ci vuole trovare, se va su Google Maps e scrive Riserva di Caccia Modena, lo porta direttamente lì al ritrovo. Al fagiano. Alle voliere dei fagiani li porta. Certamente. Quindi diciamo, abbiamo tutti i mezzi per essere contattati. La campagna per le quote è già tranquillamente aperta. A settembre cominceremo con i pacchetti, come avevo detto prima, 4 capi, colazione e pranzo 100 euro. E quindi siamo quasi a posto. Siamo a posto. Basta venire a caccia. Basta venire a caccia. Chi vuol passare una sana giornata. Allora, tu hai aperto questa nostra presentazione dei pacchetti 2018-2019 con un ringraziamento, però sinceramente te lo rimando al mittente. Grazie. Con gli interessi, perché mi hai innanzitutto aperto un mondo, perché non conoscevo questo posto, ne avevo sentito parlare e mi ha fatto tanto piacere cacciare innanzitutto con te, che sei un amico,
ma soprattutto conoscere i tuoi amici, la squadra di caccia al cinghiale, sì, che sì, ieri sera siamo andati. Ti prometto che verrò a caccia al cinghiale, perfetto, ci ritroveremo sul palco, sì, a caccia, sì, di colombacci, sì, sicuramente, di anzi se qualcuno di voi viene in riserva sappia che nel periodo giusto può anche fare un salto, sì, volendo, volendo, sui palchi fantastici di questi ragazzi che sono ragazzi giovani alla mano e con cui vi troverete senz'altro bene. Bene, vi aspettiamo e grazie ancora. Grazie, Luca, a te ancora, ciao, grazie a tutti. Ciao Luca.